Anna Bertini del coordinamento, giusto? Sì. Del coordinamento toscano per il diritto alla salute e anche il coordinamento difesa 194. Il momento storico che stiamo vivendo lo conosciamo tutti, è un momento di grossa crisi, soprattutto lavorativa. Ci sono molti contratti precari e alti tassi di disoccupazione, soprattutto nella fascia giovanile. Gli stipendi e le pensioni, pensioni e stipendi medi e bassi, hanno perso potere d'acquisto. Non permettono una vita dignitosa in quanto non si riesce ad arrivare alla fine del mese con le spese correnti. In questo contesto i governi nazionali, europei e regionali fanno dei tagli sullo stato sociale, tagli sullo stato sociale che determinano di fatto delle differenze di classe, non siamo così tutti uguali. Tagli nelle erogazioni dei servizi sanitari per numeri di servizi e qualità del servizio. Il coordinamento toscano per il diritto alla salute è nato perché la salute è un diritto dell'individuo e deve essere un diritto uguale per tutti. A questo coordinamento fanno parte associazioni, movimenti, sindacati, persone singole. Io, come vi ha detto prima, faccio parte come rappresentante del coordinamento in difesa della 194. 194, legge per l'autodeterminazione femminile nel campo della gravidanza, gravidanza cosciente e responsabile, che in questo momento è attaccata in tutto il fronte europeo. Non è applicata in Italia, in Europa è stata bocciata la proposta di legge Estrela che determinava libertà di scelta sessuale e autodeterminazione, gravidanza, diciamo, cosciente e responsabile in tutti gli stati europei. Si sta tornando indietro in Spagna con la proposta di legge del ministro Gallardón che rende di fatto l'aborto illegale, si cerca di tornare ai tempi del Medioevo, cioè aborto legale soltanto in caso di violenza sessuale o gravi rischi per la vita della donna nel portare avanti la gravidanza. Questo come sta già succedendo in Italia e in Polonia. A livello nazionale, la legge 194 del 78 si è applicata, bellissima legge, non è applicata sotto tutti gli aspetti, non è applicata dal punto di vista dell'educazione, nelle scuole i consultori territoriali sono sempre meno, per cui hanno la possibilità di intercettare le donne, una possibilità sempre minore, un'impossibilità di intercettare le persone, diciamo, socialmente più deboli, sia a livello economico che sociale. Dal punto di vista preventivo, se noi si pensa a quanto costano gli anticoncezionali in un momento di crisi economica, la pillola, il preservativo, che oltre a prevenire le gravidanze, previene anche le malattie. Anche dal punto di vista preventivo ci si aggiunge anche l'obiettore di coscienza che non prescrive la pillola del giorno dopo, che è un anticoncezionale d'emergenza, come spesso non inserisce la spirale alle donne. Più abbiamo una inapplicabilità anche nell'erogazione dell'interruzione volontaria di gravidanza. A causa dell'alto tasso di obiettori in tutto il territorio nazionale, oltre l'80%, e anche perché con i tagli si cerca di centralizzare il servizio sempre di più, si toglie la capillarità del servizio nel territorio, sempre a discapito delle fasce più deboli. Tutto questo sta succedendo non soltanto per la 194, ma per il servizio sanitario in toto. Ah, per la 194 un'altra cosa, in Italia non viene dato assolutamente sostegno sociale e sostegno economico alle donne che invece
decidono di portare avanti la gravidanza. Come ho detto prima, i tagli alla sanità rischiano di determinare ulteriori differenze di classe. Le riorganizzazioni degli ospedali, le riorganizzazioni del servizio territoriale, la diminuzione dei posti letto determina una diminuzione di accessibilità al servizio pubblico. Se si pensa anche a tutto alla diagnostica che viene convenzionata, dove il minimo contributo comunque deve essere erogato anche dalle persone esenti ticket per reddito, la convenzione dei servizi data agli ospedali costruiti con il progetto, con il project financing. Tutti i rimborsi in questi casi vanno al privato convenzionato, a discapito del servizio pubblico futuro, perché il servizio sanitario pubblico avrà sempre meno soldi, per cui potrà sempre dare meno risposte. Oltretutto, con la convenzione della diagnostica si creano due canali: il canale pubblico con lunghe gratuito per gli esenti ticket, con lunghe liste di attesa, e il canale privato convenzionato, dove si può accedere con delle liste di attesa molto minori, però dove comunque si deve pagare un minimo di contributo. Si pensa poi al contributo obbligatorio di digitalizzazione, alla riorganizzazione dei LEA, dei livelli essenziali di assistenza, che rischiano di lasciare fuori dal servizio pubblico importanti erogazioni. Molte persone stanno rinunciando ai servizi. Stanno rinunciando ai servizi anche perché, soprattutto in Toscana, è previsto che il ticket venga pagato prima della prestazione. Pensiamo a una persona che rinuncia a togliersi un neo, che poi, perché non ha i soldi per pagare il ticket prima della prestazione, e alla gravità che può succedere se questo neo, invece che un neo, che un semplice neo, è un melanoma. Poi c'è anche il discorso di alcuni contratti. Alcuni contratti adesso prevedono delle assicurazioni obbligatorie, assicurazioni sanitarie obbligatorie. Questo rischia di portarci indietro nel tempo a un servizio sanitario assicurativo e mutualistico, e rischia di farci finire come la Grecia, dove soltanto chi lavora ha diritto a prestazioni sanitarie. Per questo, con questo coordinamento, vogliamo lottare per affermare che il diritto alla salute, diritto sancito dall'articolo 32 della Costituzione, è un diritto essenziale dell'individuo e deve essere un diritto uguale per tutti. Grazie.